Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un episodio di Super Mario Maker 2, vostri livelli, finalmente ripartiamo, chiedo scusa per questa attesa fenomenale, lunghissima, mamma mia, roba da pazzi. Un abbraccio a tutti voi, che sapete che condizioni è l'Italia, quindi un grandissimo abbraccio a tutti voi, perché le cose sono andate un attimino a peggiorare ultimamente, ma non pensiamoci, pensiamo ai livelli di Super Mario Maker 2 che siamo qui per divertirci, quindi divertiamoci. Allora, salve farfalla, dove va? Che fa? Perfetto, se n'è andata. Sembra se ne sia andata, speriamo bene. Marcos82 ci porta Zawarudo. Bene, ambientato in Super Mario 3D World. Questo è il mio primo livello in 3D World. Spero che vi piaccia. Scopriamolo insieme. Record di ignoto in 1 minuto 36 secondi, 360 millesimi. Tentativi 181, riusciti 3. Percentuale di successo 1,65%. Quindi giochiamo. Di nuovo. Ancora lei. Ma non dovevamo, cioè, ancora tu, ma non dovevamo averci più che la canzone di Battisti. Allora, giochiamo. Sempre quella farfalla non viene addosso. Meno male che è una farfalla e non una zanzara. Sono già soddisfazioni queste. Che cosa devo fare esattamente? Ah, ma quindi devo andare. Bella questa. Questa è interessante perché è una cosa che di solito non si fa. Queste cose si mettono sempre al contrario. Non so se la vedete voi, ma io sì. Queste cose si mettono sempre al contrario, dicevo. In pratica, noi di solito si mette questa parte a salire, non a scendere. Cioè, praticamente le Koopa ci sono per scendere giù. Io qui invece le devo sfruttare per arrivare vivo dall'altra parte. Bella idea. Una gran bella idea. Mi è proprio piaciuto. Bravo, perché stranamente ti sembrerà strano, ma io non l'avevo ancora vista fare a nessuno. Nonostante tutti i livelli che ho portato sul canale, veramente una figata. Ho supposto che questo tubo sia quello giusto dove andare. Vediamo un po' se la supposta è giusta. Ci sta sempre bene da dire. Ok, calma. Scendi giù con calma. Devo entrare qui dentro io? No. Spero di non aver ben capito che cosa ci devo fare con. Mi è venuto in mente di spaccare quei mattoni. Si spaccano con le bombe? Sì, presumo di sì. Aspettate giusto un attimo. Qui tra l'altro abbiamo una porta di reset, almeno che quella credo sia una porta di reset. E qui qualcosa per salire o una cosa simile. Bisogna stare ben attenti. Ok. Devo capire un attimo se questa parte non si può fare. Perfetto. Qui sì però. Ah, grandi così? Benissimo. Ma se mi cade il trampolino di sotto? Sono fregato. È venuto in mente adesso. Se per caso mi cade il trampolino, come faccio a resettare la zona? Non si può. Presumo e suppongo. Ora, io devo cercare di entrare qui. Se mi sono visto male. Ma sta zona. Prima non c'era andato, ho visto che c'era un tubo, ma non porta da nessuna parte. Alla grande così, perfetto e alla grande. Ora, calcolando che anche l'altro tubo non serve a niente. No, fermo lì. Non ci credo. Non ho neanche provato a entrare dentro a quel tubo io comunque. Ci rivediamo appena riesco a fare strada. Non è così semplice come sembra. Però era il metodo più veloce quello, no? Teoria anche per morire, ma. Aspettate che lo rifaccio, eh. Ok, perfetto. Bene così, aspettiamo 30 secondi lì. 30 secondi. 3 secondi a dir tanto. E ora si può procedere. Questo è il metodo più veloce e semplice per prendere il trampolino. Voi non avete visto niente. Voi non avete visto assolutissimamente. Niente! Ok, ce l'ho fatta. Grandi. Benissimo. Che devo fare qui? Andare su quella piattaforma blu. Prendiamocela un po' più con calma, Ale, magari, se possibile. Perché qui non si sa mai dove si va a finire, onestamente. Anzi, è la fregatura. Ok. Sprint! Sprint pazzesco!
Sprint di nuovo pazzesco. Salti stupendi. Oh, questa parte di pla... Sono... Ah, leggermente indietro. Ero leggermente indietro. Ho rischiato veramente tantissimo di prendere la cupa. Se tra l'altro io spero di non essere spostato dalla telecamera, altrimenti ve la toglierò nel caso. Perché... No! Ma perché? Stupido me! Ma non c'è un checkpoint, quindi va fatto tutto di fila. C'era un... una condizione, io non me la ricordo, forse. No, semplicemente ve l'hai messo tutto in fila. C'è un piccolo problema che ho notato durante il salto sulle cupa. Che se non state attenti e saltate troppo avanti all'inizio, beh, ci rimanete, perché andate lunghi, in pratica. Come bisogna stare ben attenti qui in questa zona, che se non... Vedete? Se non si atterra nel punto giusto, c'è il caso di volare di sotto stupidamente. Allora, la P. La dovevo premere subito, vero? No. No. Mi va, può andare bene lo stesso? No, non mi va bene, perché io dovevo arrivare qui con la P. O meglio, potevo premerla, ma... dovevo arrivare lì con la P ancora attiva, comunque, in ogni caso. La P. Scopriamo un po' come funziona bene sta P, perché io ancora non sono sicuro. Perché... Sì, grandi! Sono arrivato! Sono arrivato! Ah, no, no, fermi! Va bene, d'accordo, è uguale, fa lo stesso. Ora devo solo cercare di arrivare di là, ok. Bene, siete tutti che ce l'ho fatta, la grande così. E completiamo lì. Avevo già stoppato il tempo io, quindi Mario è finito di sotto tranquillamente. Avrebbe colpito lui, credo, la P. Comunque, dettagli, sono riuscito a passare oltre la bandiera come sempre, come al solito. Allora, il bello te lo lascio, perché comunque c'è una struttura. Però, ci sono delle magagne. Rispetto a quello che avevo detto prima, non penso si possa saltare, quando c'è da saltare sulle cupa, quella nella parte velocissima del livello, non penso si possa andare oltre. Ho provato e non mi c'è andato oltre, per poco, ma non è andato, quindi... A meno che le cupa non si trovano in condizioni particolari, se no non dovrebbe essere possibile, quindi questo lo tolgo dalle critiche, tranquillamente. Ma il trampolino è inutile, come abbiamo visto. E anche il discorso di non avere checkpoint e di dover fare tutto da capo sta un po' di... un po' troppo... Non lo so, lì per lì non è che mi è piaciuto molto, però calcolando la lunghezza del livello, che effettivamente non è così enorme, non è così grande effettivamente, ci può stare una cosa del genere, però ti lascia un po'... Io dopo le prime due, almeno dopo la prima moneta rosa, un checkpoint l'avrei messo. Puro spirito sportivo mio, ma un checkpoint l'avrei messo dopo la prima moneta rosa, prima di entrare nel tubo, in modo che te torni indietro, prendi la prima moneta rosa e continui. Nel caso che non le lasci salvate, no? Perché c'è sempre il problema delle monete rose che non le lascia salvate il gioco. C'è sempre quel problema. È bello, però te lo lascio, come ti ho già lasciato il cuore. Perché secondo me ci può stare un livello del genere. Ci può stare. Ci sarebbe da rifinire per alcune cose. Però è come il discorso del tubo. Perché hai messo la lampadina sul tubo? Io ho ipotizzato che quella lampadina volesse dire prendi la bomba e spacca di là, non entra nel tubo, però se me la metti lì in quel punto, la lampadina, e non sulle bombe, sembra che tu mi dica entra in questo tubo. Capisci? Per il resto funziona, eh? Mi sono anche divertito a farlo, onestamente, anche rifare un sacco di volte le stesse cose non è nemmeno frustrante, perché comunque dà soddisfazione l'andare avanti, perciò va bene, ci può stare. Marcus, ti faccio comunque i miei complimenti e ti ringrazio per avermi fatto giocare il tuo livello. Vediamo un po' com'è il prossimo, se farlo o meno, perché ci ho messo parecchio per fare questo.
Nico 45 ci porta One Punch Man, bellissimo, che l'anime è stupendo, veramente grande. Super Mario World, l'ambientazione helps Saitama Ryo to defeat all the calamities. Ok, quindi bisognerà aiutare Saitama a sconfiggere tutto, e tutti i problemi, tutto quanto, tutte le calamità, tradotto alla lettera. Mi faceva schifo dire tutte le calamità, onestamente. Corretto in inglese, ci mancherebbe. Beh, è l'italiano che mi suona male. Record di Ziku in 1 minuto, 11 secondi, 216 millesimi. Sembra breve. Percentuale di successo 24,16%. Tentativi 149, riusciti 36. Noi giochiamo subito istantaneamente, perché voglio scoprire, visto che l'abitazione è la mia preferita, in pratica, è Super Mario World. Vediamo un attimo che cosa hai creato. Corto ma bello, e l'altro tag non l'ho visto bene, ma mi ispirava tantissimo. Ok, siamo veramente One Punch Man al momento. Siamo vestiti col mantello e... beh, questa è una figata davvero, Sembra davvero di essere lui. Ok. One Punch, perché noi in pratica tocchiamo lo Switch e quindi i nemici scompaiono. Grandi così, un colpo solo, no? Come nell'anime. Allora, che devo fare esattamente? No, aspetta, just a moment. No, aspettate un po', perché qui è più critica del previsto. Non doveva andare a finire così, giusto? Ma così sì. Ok, sono vivo. Vai! Stavo per rimanerci schiacciato, ho visto male io. No, giusto per dire, ecco. Lasciamo stare, procediamo. Parliamone. Devo rimanere vivo, giusto? E aspettare che quella bomba vada a fare il suo lavoro lassù in alto. Devo anche cercare di togliere di mezzo sti pallottoli build prima che diventino un problema, in effetti. Yes! Grandi! Siamo riusciti a stare vivi contro Bowser di sopra. Grande così. Quella era la boss fight finale. Fly? Ok, ci proviamo. Troppo lungo? No, è andata bene. E l'ultimo, grande così, l'ultimo nemico. Carino come livello, carino. Le idee le hai, e le hai messe anche bene. Mi è piaciuto molto giocarle, onestamente. Molto semplice, molto banale. Non ho ben capito come le persone abbiano fatto a non completare questo livello. Tematico era l'altro tag, guardate. Però io l'ho trovato estremamente ben fatto, soprattutto perché è tematico e è perfettamente a tema, direi. Se avete visto l'anime, vi ripeto, è perfettamente a tema. Io wow te lo metterei anche, perché mi è proprio piaciuto molto. Mi è proprio piaciuto molto. È simpatico, è banale, nel senso che è semplice da completare, ma al tempo stesso è molto bello. Molto molto bello. Complimenti Nico per questo tuo livello, per questa tua creazione. Allora, facciamo una cosa: per questo episodio noi ci salutiamo qui con il livello di Nico. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, condividerlo sui vostri social se vi va, se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!